1938. L'Italia sta entrando nell'ultima fase, la più drammatica, del ventennio fascista. Il regime, che sta demolendo da anni la cultura, arriva anche ai fumetti. Il Ministero della Cultura Popolare mette al bando tutti i comics di importazione che arrivano da oltreoceano. Quasi tutti. Topolino in qualche modo si salva. Leggenda vuole che i figli del Duce amassero i fumetti Disney e che questo abbia contribuito non poco nella decisione di Mussolini. Ma è vero? In parte pare di sì, ma in realtà il mosaico è molto più complesso e gli attori in gioco tanti. Questo e altri passaggi così delicati della storia culturale italiana sono approfonditi e indagati in maniera fenomenale in questo saggio edito da NPE, che giunge ora con una nuova ristampa brossurata con nuovi contenuti e un capitolo completamente inedito. Eccetto Topolino allarga la sua analisi a tutta la vicenda dei fumetti italiani negli anni 30 del Novecento, con un occhio di riguardo per le produzioni mondadoriane e il loro conflittuale rapporto con la dittatura. E lo fa analizzando centinaia di documenti d'archivio e scavando tra le fonti in maniera puntuale, senza mai però perdere il gusto del racconto. È un'avventura lunga e tortuosa che restituisce al meglio le atmosfere cupe e complicate di uno dei periodi più bui della nostra storia, non solo culturale. Il saggio trasmette egregiamente le atmosfere grette e ostili del periodo, ma mette in luce anche il talento e la caparbietà di protagonisti dell'editoria a fumetti italiana. Arnoldo Mondadori, Cesare Zavattini, Iacovitti, il giovane Aurelio Galleppini, fino a Federico Pedrocchi, il genio dietro il successo e la resistenza del Topolino Giornale. Il libro dedica un capitolo intero a Pedrocchi, scomparso prematuramente durante le ultime fasi di guerra sotto un bombardamento alleato, e scava nei suoi archivi di artista poliedrico e direttore artistico di Topolino Giornale. A lui si deve ad esempio l'ideazione e la creazione di un giornale intitolato A Paperino, Paperino e altre avventure, su cui compare la celeberrima prima storia lunga avventurosa di Paperino, Paolino Paperino e il mistero di Marte, proprio di Federico Pedrocchi, che inaugura così in qualche modo la scuola Disney italiana, la prima nel mondo, insieme a quella inglese di William Ward, a utilizzare personaggi Disney per creare storie inedite fuori dagli Stati Uniti. Tra documenti, grandi personalità, idee brillanti, l'orrore del regime e della guerra e le scintille della ricostruzione, eccetto Topolino di Fabio Gadducci, Leonardo Gori e Sergio Lama, traccia l'affresco clamorosamente affascinante di un'epoca conflittuale e drammatica. Per tutto il mese di marzo potete comprare il libro con il 10% di sconto. Basta andare sul sito della NPE e in fase d'acquisto inserire il nostro codice VENTENNI10. Il codice è valido fino al 31 di marzo. Se amate il fumetto Disney, il fumetto in genere, la storia, la storiografia fatta a regola d'arte, rimarrete catturati da questo lavoro monumentale.